Una collezione di gioielli vegetali per confermare l'indissolubile legame con la sua terra d'origine. Adriana Regina dos Santos ha presentato sabato a Casa Rosas i suoi gioielli artigianali, lavorati come filigrana e realizzati con un materiale organico. È una fibra che cresce in un punto specifico del Brasile, dalla zona di Tocantins, da nessun'altra parte del mondo la si trova perché è particolare, è veramente una cosa bellissima. Tra l'altro, questa fibra, che si chiama capim dourado, in traduzione in italiano erba d'oro, è l'unico mezzo di sostentamento per le famiglie indigene. Quindi è una cosa anche bella perché, oltre a essere un gioiello che abbellisce noi donne, è anche un mezzo di sostentamento per queste famiglie che ormai non hanno niente. L'unica cosa che hanno loro è questa pianta, questo regalo, come dicono loro, da Dio. È loro. Come ti è venuta l'idea di creare dei gioielli? Allora, l'idea è venuta dai miei ricordi di infanzia, perché io sono metà europea e metà indigena. Mio nonno era un indio e mia nonna portoghese. E quindi, poi per l'amore anche per la Sardegna, e avendo le bambine sarde, le figlie sarde, quindi ho ripreso i ricordi di infanzia, unendo alla cultura sarda i gioielli sardi, ho avuto l'idea di fare la Naitai con questi gioielli fatti con la fibra, cioè il capim dourado. Senti, c'è qualcosa da questi gioielli che verrà devoluta per l'Amazzonia? Tutto sarà a loro. Capisco che non basta per cambiare la situazione attuale del Brasile, però se ognuno di noi facciamo un minimo, è già tanto.